abbiamo voluto presentare nuovamente il lavoro di Günter Umberg, che dopo varie esposizioni effettuate nel corso di un ventennio, porta il suo lavoro nuovamente a Milano. Nonostante questa pittura sia quasi materiale, ha però un suo corpo e una sua fisicità che dialogano con lo spettatore, creando un unicum con l'ambiente. Heureux de voir ici un tableau de couleur bleue qui a été fait par un peintre allemand qui s'appelle Günter Umberg. Et Günter Umberg est un artiste qui travaille depuis maintenant déjà très très longtemps uniquement sur la couleur, sur la forme, sur l'espace. Sa réflexion effectivement vient de très très loin. Elle est motivée par toute l'histoire de l'art occidental et il en arrive à ce stade actuel où il se concentre uniquement sur un format, ici rectangulaire, vertical, légèrement décollé de la surface du mur pour donner à son œuvre plus de corporéité, plus de corps. Et pour justement faire rayonner la couleur qu'il emploie, qui est donc très intense, en même temps ici bien sûr, avec un bleu qui est d'une très grande qualité, d'une très grande sensibilité. Ce qui est intéressant dans le travail de Umberg, c'est justement ce côté monochrome, on pourrait dire monosensibilité, monomaniaque, qui fait que donc la couleur devient la représentation même à la fois de l'espace, la représentation du corps de la peinture et en même temps donc on a affaire ici à une image. On pourrait presque parler d'ailleurs d'une icône. Loin d'être en quelque sorte abstraite, l'œuvre de Günter Umberg est au contraire très très physique, très visuelle également. Et je crois que c'est ce qui fait l'une de ses principales qualités. Günter Umberg, un artista
che segna un risultato particolarmente radicale nel contesto dell'arte del nostro tempo. Le sue forme geometriche, quasi sempre rettangolari o quadrate, monocromi pressoché assoluti, talvolta composti insieme, connessi, armonizzati, tal'altra isolati, come in questo caso, isolati in una parete bianca. È come se Humbert catturasse questi elementi puri, chiamiamoli pure con il loro nome, rifacendoci al grande Leibniz, queste monadi cromatiche, sono pure monadi, assolute, che sembrano non volersi in alcun modo relazionare con le altre monadi di cui è fatto il mondo, con altri colori. Sono colori che sembrano volersi chiudere in se stessi, essere soli, cioè assoluti, sciolti da ogni legame. Però poi cosa fa? In certi casi, come in questa mostra che la Galleria Invernizzi dedica a Humbert, in certi casi li avvicina queste monadi l'una all'altra, ma tenendo ferma la loro assolutezza. Questa è la cosa straordinaria. Non le iscrive in una rete che li costringa o le costringa al proprio significato. Le avvicina, quindi le accosta, le mette in relazione salvaguardando la loro perfetta autonomia. Rimangono monadi. Noi vediamo sempre i colori, le cose, le forme in relazione. Non riusciamo a pensarle nella loro assolutezza. Per noi quella siepe che è fuori dalla finestra è quella siepe perché è iscritta in questo contesto, in questa piazza, in questa via, vicino a quegli alberi, vicino a quelle automobili parcheggiate, è quella siepe, se no sarebbe un'altra siepe. Quindi noi non possiamo, non ce la facciamo a pensare quella siepe della sua assolutezza. Così quel verde di quella siepe non lo pensiamo mai nella sua assolutezza. Quando io incontro un albero, una persona, in realtà, anche se noi non ce lo diciamo, incontro il mondo intero. E allora ecco che io devo riuscire a restituire nell'opera d'arte
questa esperienza che nella vita comune, nella vita quotidiana, difficilmente riesco a fare, a vedere l'assolutezza, la monadicità di ogni esistenza, e lui la mette in forma. Questi colori puri che Humbert, come dire, colloca sulle pareti, colori puri che si relazionano senza relazionarsi, che stanno insieme da soli. Si può essere soli anche tenendosi per mano. Questo ci dice l'opera di Humbert. Thank you.